Il nuovo governo farà di tutto per tenere la Grecia nella zona euro. Giorgios Papandreou ha parlato alla Nazione per dire che il futuro esecutivo di unità nazionale è stato formato in seguito all'accordo raggiunto tra i partiti. Il premier uscente, che ha annunciato ufficialmente le dimissioni, ha detto che Atene si impegnerà al massimo per implementare le misure richieste dai partner europei. Nell'intervento televisivo, Papandreou non ha citato il nome del futuro capo di governo, che dovrebbe essere Philippos Petzalnikos, attuale presidente del Parlamento, dopo che la nomina di Lucas Papademos, ex vicepresidente della Banca Centrale Europea, è sfumata. Papandreou ha parlato al terzo giorno di trattative e di incontri con il presidente della Repubblica, Karolos Papoulias, dal quale si è recato per rassegnare le dimissioni. La Grecia deve fare in fretta per ottenere gli aiuti internazionali senza i quali potrebbe fallire prima della fine di quest'anno.